perché voi avete già imparato bene la parte, ok? Allora ragazzi, quindi per facilitare il nostro aspetto interpretativo, diciamo noi chi siamo in quest'opera innanzitutto? Siamo il coro. Siamo il coro. E quindi il coro di un teatro lirico, di un ente lirico come il San Carlo, che è uno dei teatri più importanti al mondo, cosa fa essenzialmente? Cambia personaggio in base alla scena dove ci troviamo. Quindi noi dobbiamo sapere bene in che punto ci troviamo, come e per sapere cosa dobbiamo esprimere. Ok? Quindi allora, questa cosa l'abbiamo fatta benissimo e sarebbe che sono stupendo. Era Papageno, che era dall'altra parte del giardino insieme a Pampina, dall'altra parte c'è Flamino che suona il flauto, tutti gli animali del bosco e tutte le persone che hanno l'occasione di ascoltare questo suono rimangono letteralmente incantati. Quindi Papageno, che sappiamo è difficile a starsi zitto, non parla sempre Papageno, ok? Che fa? Canta. Guarda un po'. Canta quest'aria. Ok, andando avanti, visto che la sapete benissimo, abbiamo Viva Sarastro. Secondo voi chi la canta? Dove siamo? Alziamo la mano e rispondiamo. Secondo voi chi la canta? Bravissimo. I sacerdoti di Sarastro. Ok ragazzi, quindi adesso ci immaginiamo tutti dei sacerdoti. Allora, come possiamo interpretare quest'area, visto che sono già sicura che voi la conoscete benissimo? Allora, inizialmente quest'area ha un carattere festoso, no? Quindi, viva Sarastro, Sarastro mio viva, quasi marziale. Dopodiché le frasi successive sono di spiegazione, ci spiegano perché noi ammiriamo tanto, diciamo, il nostro Signore. E quindi, in pace ed in guerra, l'ammiri la terra, ok? Vi ricordate quando vi parlavo del legato? Quindi immaginate di avere in bocca questa carta di Chibaco, quella di 30 chili, che si portava una volta, non so se si porta ancora. La prendiamo e la allunghiamo fino a dove finisce la frase, ok? Per avere un'immagine del legato. Dopodiché, esposa la vita del saggio, esposa, ok? Altri due legati. L'ultima parte riprende il carattere marziale. Veneratissimo, ok? Andiamo a provarlo a fare con queste indicazioni. Ok. Facciamo con la lista. A dopo. Tutti dritti in silenzio. Venerabilissimo gran condottiero, forte! Venerabilissimo.
risponda. Ok, avete tutto. Perfetto. Allora, ragazzi, allora, cerchiamo di mantenere un comportamento più idoneo, ok? Tra un brano e l'altro non dobbiamo parlare. Immaginiamoci a San Carlo, già siamo tra l'altro in un teatro, quindi dovremmo già avere l'atteggiamento giusto, ok? Allora, in che momento sta Monostatos? Siamo qui. Allora, in che momento sta Monostatos? Monostatos qua era in mar, cioè era nascosto a non spiare Pamina perché stava da solo e ne aveva approfittato perché lui si era innamorato di Pamina. Bravo. E quindi canta questa canzone e poi vabbè, Sarastro poi se ne accorge e lo frusta mandandolo via. Ok, questa parte è un po' più scabrosa. Allora ragazzi, quando per esempio diciamo professoressa perché a me sì e a lui no, mamma perché a lei sì e a me no, ok? È proprio questo momento di lamentela perpetua, va bene? Ma no, se lo senti tutto imbronciato e comincia a lamentarsi, qua tutti quanti stanno insieme a nata, tutti quanti si baciano, tutti si danno le coppe e solo io rimango solo come un pupparulo, va bene? Allora, quando affrontiamo quest'area, quando affrontiamo quest'area dobbiamo immaginarci a cavallo, ok? A galoppo, perché quest'area ha un carattere galoppante. Infatti ne facciamo tu ti godo, eh? Vedete il cavallo? Baci il cuore d'amore, ok? Sono sicura che già la sapete bene, quindi adesso la facciamo. Ragazzi, mettiamoci nello stato d'animo giusto, ok? Attenzione! Ok?
Ragazzi, forse chi l'ha vuole rispondere, non so, date la mano. Allora, l'opera nasce in Italia nel 1600, abbiamo detto, e quindi ci troviamo invece noi nella tradizione del 1700, giusto 100 anni dopo più o meno, metà del 1700. Allora, secondo voi perché quest'area è così famosa? Da tanti anni che è arrivata fino ai nostri giorni. C'era... Perché è bella sicuramente. E poi? Sentiamo. Perché rappresenta l'odio della regina della notte verso Sarastro e l'invidia, e appunto vuole indurre tanto Famina, sua figlia, a ucciderlo. Bravissima, no, questa è la spiegazione della scena. Sentiamo. Ragazzi, vorrei silenzio. Insegniamo gli aspetti fondamentali, forse. Allora ragazzi, ve lo dico io. Vi ricordate quando abbiamo parlato dei registri vocali, cioè i vari tipi di voce? Abbiamo detto donne, soprano, mezzo soprano e contralto. Uomini, abbiamo detto tenore, baritono e basso. Però quando io parlo di soprano, ragazzi, è come se io vi dicessi io sono rock. Che significa rock? Non significa niente. È una categoria grande. All'interno del rock c'è l'hard rock, rockability, metal, rock metal, ok? Quindi ci stanno vari tipi di rock. Come quando dico la stessa cosa, quando dico io sono una voce di soprano, sto dicendo del poco, perché in realtà ci sono tanti tipi di soprano, ok? Abbiamo il soprano leggero, il soprano lirico, il soprano spinto. La voce che canta la regina della notte, ragazzi, è una voce molto particolare, si chiama soprano di coloratura. Perché si chiama soprano di coloratura? Immaginiamo queste grosse pennellate di colore dove non la parte acuta, che è già la parte più alta, no? Sono le note che già noi prendiamo con difficoltà. La coloratura della voce si esprime nella zona sovracuta, quindi nella zona che va sopra gli acuti. Si chiamano sovracuti. Questa zona che è molto impegnativa a livello tecnico, ok? Cioè cantare sui sovracuti è molto difficile a livello tecnico, ok? Nel canto. Quindi questo che significa? Che tutte le grandi cantanti di tutte le epoche che si sono avvicendate si sono misurate tecnicamente su quest'area, ok? In particolare nel quando ci sta la parte alta, noi la prendiamo già per noi alta, la cantante lirica arriva almeno due ottave sopra, quindi prende il fa sovracuto, che è una delle note più acute che può emettere l'essere umano. Ok? Quindi per questo quest'area è molto famosa, perché è molto bella, ma anche perché è spettacolare. Noi assisteremo proprio allo spettacolo che farà la regina della notte in carne ed ossa nell'eseguire quest'area e nel destreggiarsi con grande maestria nei sovrappunti. Ok? Quindi si chiama soprano di coloratura. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Allora, un'altra cosa che volevo dire, volevo chiedere, secondo voi perché noi ci definiamo, allora, siamo il coro, diciamo, dell'ente lirico per un giorno e quindi siamo tutti dei grandi interpreti, ok? Che significa essere un interprete, secondo voi? Alzate la mano. Alzate la mano. Alzate la mano. Alzate la mano. Interpretare quel personaggio. E che significa interpretare quel personaggio? Come? Alza la mano. Vai. Parlare con delle persone che non possono sentire con dei gesti, più o meno. Immedesimarsi nel personaggio. Bravo, immedesimarsi nel personaggio, poi? Entrare proprio nell'anima del personaggio. Bravo, entrare nell'anima del personaggio, poi? Come? Silenzio. Allora ragazzi, vi dico una cosa, perché noi siamo dei grandi interpreti, ma siamo anche unici e speciali al mondo, tu come ti chiami? Allora, Domenico è un interprete unico e speciale, non esiste un altro interprete come lui, perché noi quando interpretiamo un personaggio, cosa facciamo? Gli diamo qualcosa di noi stessi, cioè attingiamo alle emozioni della nostra vita vissuta. E cosa facciamo? Raccontando quel personaggio, quindi raccontiamo anche qualcosa di noi stessi. Facciamo un esempio, in quest'area come facciamo a calarci nell'interpretazione giusta? Ok? Immaginiamo quando siamo a casa e abbiamo fatto uno di quei guai proprio enormi, ok? Uno di quei guai a cui non c'è riparo, ok? Cosa succede? Arriviamo a casa,
aspettiamo, siamo a casa, aspettiamo che arriva mamma. Quando arriva mamma, boom, apre la porta come il tornado, ok? Appena ci vede, io ti ammazzo, ok? Ragazzi, non volevo farci fare caso, farvi notare, alle parole che diciamo, perché la musica è veicolata soprattutto dalle parole in questo caso. Io dico, è nel mio cuore il fuoco dell'inferno, morte. Cioè, diciamo delle parole veramente pesanti, e questo è un momento molto drammatico. Oh.
portato via da lui e allora mi sta pensando a lei canta la canzone. Bravo. Allora ragazzi, ci troviamo in un momento tragico per Papageno, perché Papageno accompagnato da Mino nella sua avventura eccetera eccetera, e quindi Damino è felice, sta insomma con la sua, col suo amore, e lui è rimasto così, no? Perché è un po' asciutto, lui si aspettava che insomma avesse anche lui la sua ricompensa, che potesse incontrare l'amore, e invece si trova in questo momento completamente desolato, perché cosa fa lui? Suona, invece di suonare lo strumento magico donatogli dai geni, cosa fa? Suona il suo vecchio zufolo, il suo vecchio flauto, che è semplicemente un emulatore del suono degli uccelli, del verso degli uccelli, ok? Quindi in questo momento Papageno è molto molto scoraggiato, ma la musica che ascoltiamo com'è? Triste o allegra? Allegra. È allegra. Quindi secondo voi come mai abbiamo questa incongruenza, apparente incongruenza tra lo stato d'animo del personaggio e la musica che andiamo ad ascoltare? Si ci sente quando si ubriachi, la prima cosa che succede, si perde, gira tutto intorno, quindi la vista no. Allora si perde l'equilibrio, si barcona perché tutto gira intorno. Inoltre, ragazze, volete smettere di parlare? Grazie. Allora, quindi che cosa succede? Papageno è ubriaco. Quando siamo ubriachi, abbiamo detto, un po' si sbanda, un po' siamo anche facili alla danza, perché noi ci sentiamo a un certo punto. Infatti quest'aria, ragazzi, se ci fate caso, sempre alle parole che pronunciamo, perché quelle sono veicolo di significato. Cosa succede in quest'aria? Papageno sogna, che bel matrimonio fare lei, eh? Sogna il suo matrimonio, sogna il suo amore, sogna per il momento. Di lì a poco avrà la sua ricompensa, ok? Allora vi presento i nostri ubriaconi. E adesso Silenzio! Ragazzi, allora riusciamo a fare questo lavoro in poco tempo, state zitti. Drogate. Allora ragazzi, ascoltatemi. C'è un cellulare che droga. Allora, riusciamo a fare questo lavoro in poco tempo se siamo zitti. Allora, qual è il ruolo del coro? Questa, ragazzi, è una scena che a teatro non ci sarà. A teatro saranno cose simili, ma ben altre cose. Quindi noi facciamo questa scena per abituarci innanzitutto il coro a fare dei gesti insieme a me, che adesso farò e voi farete insieme a me, ok? Nel frattempo non voglio vedere nessuno che ha dire i nostri ubriaconi, perché loro stanno facendo una scena, questa è una cosa seria. Loro fanno una scena, il coro rimane nel suo ruolo di coro, ok? Ok? Sì. Il coro, allora, rimane nel suo ruolo di coro, quindi mi dovete seguire a me, ok? I nostri ubriaconi faranno la scena nella parte strumentale. Qual è la parte strumentale? La parte dove la voce ha delle pause, cioè dove non c'è la voce, rimangono solo gli strumenti. Talvolta faremo la scena del perdere l'equilibrio e va bene pure qualche singhiozzo. Talvolta faremo la scena danzante. Va bene? Allora ragazzi, voi visto che la sapete già bene, già a memoria, possiamo anche partire sul palco per sopravvivere, così ci divertiamo di più. Allora, ci sono delle regole per voi, fate un passo avanti. Anche due. Non dovete toccarvi tra di voi, assolutamente. Non dovete toccare le cose che sono attorno a voi. E non dovete cadere da qua sopra. Ok? Allora, siete attenti? Un primo voi dovete fare le mosse pure insieme a me. Insieme al coro, poi nella parte strumentale fate la vostra scena, mentre il coro è in silenzio e attento. Proviamo?
E poi dovete fare la scena, quello che ho appena detto. Voi dovete cantare e fare la scena. Thank you.